Dall'1 al 4 giugno c'è un altro grande appuntamento ed è il Festival della Parola di Chiavari. Per parlarne, per svelarvi anche gli ospiti di questa edizione, abbiamo collegato via Skype, lo saluto subito, Massimo Poggini, direttore artistico. Buonasera. Buonasera a voi tutti. E sempre con Dario Vassallo parto intanto con l'elencare alcuni dei nomi su cui avete fatto un po' il titolo del vostro comunicato per i presenti che saranno a Chiavari, Sabina Guzzanti, Francesca Fagnani e Giordano Bruno Guerri. Che Festival della Parola sarà allora? Ma sarà un festival della parola, come dice appunto il titolo, dove ci saranno moltissime parole, perché voi avete citato tre ospiti, ma in realtà sono tanti, ce ne sono tanti altri. Cominceremo con il magistrato antimafia Nicola Gratteri, al quale tra l'altro andrà il premio Futura dato dalle scuole, dagli studenti delle scuole locali, ma ci sarà anche, che ne so, per esempio, Giordano Bruno Guerri che ci parlerà del suo cavallo di battaglia che è D'Annunzio. Ci sarà, per passare a tutt'altre situazioni, un Rocco Tanica, che sarebbe uno dei componenti storici di Elio le Storie Tese, piuttosto che tanti dopo Festival al Festival di Sanremo, insomma, comunque un bel personaggio molto, molto interessante, che ci parlerà di intelligenza artificiale. E prima vedevo la copertina di Luca Pagliuca, di Gianluca Pagliuca, insomma, credo che non ci sia bisogno di spiegare chi è a Genova e ai genovesi. Sarà appunto un festival con tante cose molto diverse l'una dall'altra. Parleremo di canzoni, parleremo, già citato D'Annunzio, parleremo di bellezza, parleremo della situazione delle donne in Iran. Ecco, un nome che mi piace citare è quello di Parisa Nazari, che è, diciamo, la più importante attivista iraniana in Italia, l'avrete vista spesso. Ecco, vedo adesso la faccia del mio collega Mario Luzzatto Fegiz, ho già citato prima appunto Certo, il grande meteorologo italiano, ce ne l'Iran. sono talmente tanti che è difficile anche forse ricordarseli tutti, Esatto. ma sono veramente 4 giorni densissimi di appuntamenti. Dario Vassallo, una domanda. No, sì, io volevo sottolineare come questo festival sia un festival molto importante perché, proprio Festival della Parola, è il festival della letteratura, nel senso che spesso quando si parla di letteratura si tende a intendere la scrittura. In realtà la letteratura non è scrittura, la letteratura è parola, perché la scrittura è un tramite, la parola è un archetipo, per cui tu puoi utilizzare la parola scritta, la parola recitata, la parola cantata per fare letteratura. E quindi mi sembra che sia la summa questo festival per esaltare proprio questo strumento straordinario. Non so se Poggini è d'accordo. No, 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 io guarda, hai centrato perfettamente quello che è poi dopo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di portare la parola nelle piazze, di portarla nelle scuole, di portarla ovunque sia possibile, perché attraverso la parola si possono dire tante cose. Poi dopo ognuno, ovviamente può pensarla come gli pare, può dire quello che gli pare. Su questo, ecco, una delle cose molto importanti che mi piace sottolineare è quella che su questo palco, anzi su questi palchi, perché in realtà sono tanti quelli del Festival della Parola, non ce n'è uno soltanto, ognuno può dire quello che gli pare. Poi dopo non è detto che chi ascolta debba essere assolutamente d'accordo. Per esempio, prima ho visto passare fra le fotografie quella dell'ex senatore Pillon. Ecco, io mi sono inventato questa cosa di mettere Pillon assieme ad Ivan Cattaneo. Cosa ne verrà fuori? Non lo so onestamente. Spero che venga fuori un bel dibattito, che vengano fuori delle belle idee e tutto quanto. Ecco, per questo però, per dire che due personaggi che vanno agli antipodi possono stare sullo stesso palco e si possono parlare. Ecco, parlare è fondamentale sempre. Se si parlasse di più, ma qui mi allargo dal festival, mi allargo nel mondo, se si parlasse di più, probabilmente tante cose brutte non succederebbero. Poggini, Purtroppo. mi aggancio a quest'ultima frase che ha detto per chiederle anche
quanto è importante la parola in un mondo sempre più invece di immagini, dove davvero per comunicare ad oggi attraverso i social sembra quasi che meno parole ci siano, più immagini invece ad effetto comunichino in maniera più efficace. L'altra domanda che volevo anche farle era invece poi sulla chiusura affidata alla belva Francesca Fagnani, dato che dialogherà con lei come belva, che belva si sente, mi verrebbe da chiederle, perché sarà la prima domanda che le farà sicuramente Francesca Fagnani. Ma per una volta, no, ma in questo caso sono io che intervisto lei, cioè è proprio esatto. Contrario. Per cui ho deciso in parte di rubare alcune delle sue domande, appunto quella che è stata appena citata, ma anche altre, per vedere una volta, voglio dire, perché io faccio giornalista da 49 anni, per cui ho passato la mia vita a fare interviste e cose così. Però mi sono reso conto tante volte che un conto è stare dalla parte dell'intervistato e un conto è stare dalla parte di chi risponde, cioè di chi fa le domande. Per cui vediamo, sarà un bel gioco. Tra l'altro su Francesca Fagnani vorrei sottolineare una cosa, che lei, non è che sia un personaggio nuovo, perché comunque lavora da tanto tempo, ha fatto tantissime cose importanti da sempre, però ultimamente la sua fama è diventata un po' più grande rispetto a quello che poteva essere un anno, due anni fa. Ecco, mi pregio di averla chiamata lo scorso dicembre, quindi poi dopo noi andremo sul palco il 4 di giugno, però sono 6 mesi che prima, quindi prima di Sanremo, prima di... È stato previdente, così sì. Almeno l'ha fissata in agenda. Torniamo sì. Invece sulla riflessione invece della parola, dicevamo appunto che quanto è importante in un mondo di social network? È fondamentale, anche se purtroppo stiamo perdendo, ecco, uno dei problemi dei social network, dei siti in generale, di internet in generale, è la restrizione dell'uso delle parole. Oramai siamo passati, che ne so, dall'usare 2000 parole, poi ad usarne 1000, poi ad usarne 500, e più andiamo avanti e più tendiamo a restringere. Questo è sbagliato, perché noi comunque abbiamo una lingua che è straordinaria, è la più bella lingua del mondo, questo l'ho sempre detto anche quando mi è capitato di parlare con colleghi inglesi, americani, tedeschi, e loro lo riconoscono che è la più bella lingua del mondo. Noi abbiamo una varietà, una quantità di parole e molte purtroppo le stiamo perdendo. Cerchiamo di andare a recuperarle. Io ho una figlia di 15 anni e sono molto contento che lei ami tantissimo leggere, ma parliamo di Dostoevskij, di Kafka, di questo tipo di cose, mentre vedo tanti suoi amichetti che quasi quasi la prendono in giro perché non legge. Ecco, ragazzi, datemi retta. Leggere, usare, saper usare le parole e saperle usare bene è fondamentale, e questo qui ovviamente è anche un appello, come dicevo prima, che poi dopo si può portare ai grandi del mondo. Tanto parlatevi anziché sparare, anziché fare questo tipo di cose. Dopo questo discorso di Massimo Poggini, Dario Vassallo, è difficile fare una chiosa, ma lascio a te appunto l'incarico. No, ma è vero, è assolutamente vero, come dicevo, la parola in tutte le sue accezioni, tutti i suoi termini. Io parlavo prima della parola recitata, della parola cantata, anche della parola tramandata, insomma, crea cultura, ed è bene, per esempio, che, come dicevo prima, la letteratura è parola. Guarda caso che negli ultimi 10-15 anni, prima della letteratura, è andato anche una volta Daru Pinter, che credo non abbia scritto un libro, ma ha scritto soltanto drammi straordinari. E una volta è data addirittura Bob Dylan, anche se c'è qualcuno che l'ha criticato, ma in realtà l'ha criticato, secondo me, chi non lo conosce, perché Bob Dylan, il Nobel per la letteratura, doveva vincerlo da mo', come si dice, non soltanto quando l'ha vinto. Non so se è d'accordo. No, il nostro amatissimo Fabrizio De André lo diceva 30 anni fa questa cosa, per cui sono assolutamente d'accordo, ma non solo Dylan, cioè tante volte, voglio dire, io prima dicevo che in questo festival sì, ci sono i libri nel senso dei romanzi, ma ci sono anche le biografie, ci sono i cantanti che si raccontano, ci sono personaggi dello spettacolo che si raccontano, tante volte questo viene sminuito, cioè secondo me la buona scrittura non è necessario che sia un grandissimo romanzo, cioè
questi ci sono, restano e come dicevo prima, leggeteli, leggiamoli. Ed è importantissimo tutto questo, però si possono usare bene le parole anche in altri settori. Io per tutta la vita mi sono occupato di musica e attraverso la musica, voglio dire, si è cambiato anche molto negli ultimi 50-60 anni, dai Beatles in poi. È stato Poi un piacere averla con noi, Massimo Poggini. Dario, volevo prego. dire un'ultimissima cosa legata alla musica, che è appunto un tema fondamentale, perché tanti cantanti, come detto prima, meriterebbero di essere considerati, purtroppo. Purtroppo non è così, ma vabbè, pazienza, via. D'accordissimo. Grazie. Ce ne sarebbe ancora di parole da Sì, dire su questo festival che dall'1 al anche perché 4 di poi giugno sarà a Chiavari. Dario, davvero dovremo stare delle ore. nell'ambito anche della letteratura ci sono soltanto i grandissimi, ma ci sono anche scrittori di genere che sono stati straordinari autori. Mi viene in mente Le Carré, che io amo alla follia, che ha scelto la Spy Story, ma è uno dei miei personali 10-15 autori preferiti, per cui anche, dicevo, leggete Dostoevskij, ma se avete paura a leggere Dostoevskij, guardate che ci sono altre forme di lettura che sono ugualmente straordinarie, usando i generi, ecco, diciamo così. Credo che non ci poteva essere migliore conclusione di questo collegamento, tra l'altro in una città come Genova, che è capitale italiana del libro 2023. E allora questo festival da Genova sicuramente verranno in tanti a seguirlo, perché Chiavari è meta dei tanti genovesi, ma anche di tanti turisti. Dall'1 al 4 di giugno non mancheremo sicuramente di raccontare anche questo importante avvenimento per la nostra regione.